Caulonia è stata destinataria, da quando sono io consigliere metropolitano, del bando delle periferie, 2.600.000 euro per la pista ciclabile e per la riqualificazione dell'antico macello di Caulonia Superiore, ma tanti altri fondi, tantissimi altri. A proposito di recente, di recente con, proprio con Roccella Ionica. Lei adesso. Sì, perché sì. Di recente. Rossi Squilito. Tromba di opportunità di recente, mi pare qualche settimana fa, ora non ricordo, comunque sì, qualche settimana fa abbiamo insieme a Roccella, e più insomma andiamo a quello a quella che è la fame dell'uditorio. Insieme a Roccella e a Marina di Gioiosa Ionica abbiamo inviato una scheda progettuale, quindi una scheda di fattibilità relativa al collegamento dei lungomari a nord e a sud, quindi verso Caulonia e verso Marina di Gioiosa Ionica, e quindi di riqualificazione urbana. È una pista multifunzionale. Sì, è una pista ciclopedonale, quindi ciclo pedonale che vedrà appunto questo collegamento dei lungomari di Caulonia, Roccella e Marina di Gioiosa Ionica. Quindi guardiamo anche avanti, è vero che siamo presi dalla quotidianità, ma amministriamo guardando avanti e guardando al futuro di questo territorio. Certo. Ed è stata veramente una bellissima sinergia questa che si è creata tra Caulonia, Roccella, in questo caso anche con Marina di Gioiosa Ionica, perché è una sinergia positiva, è una sinergia che guarda al futuro di questo territorio. E quindi alla prospettiva, in questo che sarà senso, ancora più importante. Siamo stati dopo il 10 di novembre, quando ci sarà il nuovo sindaco. Speriamo, sì, certo, saranno prossime le elezioni a Marina di Gioiosa Ionica, e quindi speriamo che sia, come dire, noi siamo stati lungimiranti, abbiamo pensato veramente alla prospettiva, al futuro, al turismo di questo territorio, e quindi ci abbiamo messo del nostro tra Caulonia, Roccella. Viaggiamo.